Benvenuto, benvenuta a questa lezione di ginnastica. Ecco alcuni suggerimenti per organizzarti al meglio in sicurezza. Scegli un abbigliamento comodo che non sia stretto e non impedisca o riduca i tuoi movimenti. Assicurati di avere con te un materassino, un asciugamano, una bottiglietta d'acqua e, se ne hai la necessità, un cuscino. Scegli un luogo confortevole, illuminato e areggiato. Accertati che non ci siano oggetti che possano ostacolare i movimenti delle tue braccia e delle tue gambe, sia in piedi che in altre posizioni. Esegui gli esercizi seguendo il tuo ritmo. Se qualche esercizio risulta troppo complesso o faticoso, eseguilo in modo semplificato, ad esempio muovendo un braccio alla volta o appoggiandoti a una parete o utilizzando dei supporti, come una sedia, un elastico, un rialzo o un altro materassino. Se avverti capogiri, difficoltà respiratoria o eccessivo affaticamento, interrompi immediatamente l'esecuzione degli esercizi, in modo da permettere al tuo corpo il recupero di cui ha bisogno. Ricordati di bere un po' d'acqua nelle pause fra gli esercizi. Buon allenamento! Ciao, sono Ivan. Benvenuto a questa lezione di ginnastica posturale. Questo corso ti consentirà di rinvigorire progressivamente il tuo corpo e attraverso un programma con obiettivi mirati ed esercizi a carico naturale, di allineare la tua postura e quindi migliorare il tuo benessere fisico. Ogni lezione è suddivisa in 5 sessioni. Al termine di ognuna, se vuoi, puoi fermare il video per recuperare, bere un po' d'acqua e prepararti per la sessione successiva. Se qualche esercizio è troppo intenso o complicato, non preoccuparti. Eseguilo secondo le tue possibilità. In stazione eretta, posiziona le gambe larghezza del tuo bacino, i piedi paralleli e le ginocchia leggermente piegate. Unisci le mani e rilassa le spalle. Abbandona tutte le tue tensioni. Svuota la mente e fai delle respirazioni lente, profonde e rilassate, sia in inspirazione che in espirazione. Fai nascere il movimento dal tuo respiro in modo naturale, senza forzarlo. Iniziamo con il riscaldamento, braccia sul posto. Prendiamo il braccio, inspiriamo. Ruotiamo il braccio. Cambio. Portiamo la braccia avanti e ruotiamo verso il dietro. Cambio. Solleviamo i ginocchi al petto. E torniamo a marciare sul posto. Molleggiamo sollevando solo i talloni. Portiamo le mani alle spalle e alterniamo verso l'esterno. Verso avanti. Verso l'alto. Solleviamo le braccia e ci allunghiamo verso l'alto. Scendiamo,
apriamo le braccia, smontiamo i polsi, montiamo le spalle, davanti, montiamo i polsi davanti. Scendiamo, facciamo due passi laterali, apro, apro e ritorno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con le braccia prendiamo e tiriamo, apriamo i gomiti all'esterno, tiriamo verso dietro. Gomito al petto, e apriamo, portiamo le mani ai fianchi, solo una volta dove le glute, su, su, torniamo al centro, pieghiamo e stendiamo le gambe, destra e sinistra, bene, apriamo lateralmente le gambe da una parte e dall'altra, su, su, tre, 5, 6, 7, 8, recupero, portiamo i talloni ai glutei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, recupero, slanciamo la gamba verso dietro tesa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, recupero, lanciamo la gamba lateralmente, bene, torniamo sul posto, gambe piegate, ruotiamo le spalle verso dietro, inspiriamo, espiriamo, cambio in avanti, ruotiamo il capo, tre giri in senso, occhi aperti, tre giri in senso opposto, mani alle spalle, ruotiamo i gomiti verso dietro, respiriamo, 1, 2 e 3, cambio, 1, 2 e 3, mani ai fianchi, gambe piegate, ruotiamo il bacino, respirando, nell'altro senso, stendiamo le gambe, ruotiamo il busto, cambio, rivolgiamo le gambe, apriamo le braccia e spingiamo con le palme lateralmente. Ruotiamo le spalle, inspiriamo, espiriamo.
Scendiamo, braccia lungo i fianchi, gambe tese, scivoliamo lateralmente. Respirando sempre. Apriamo le punte dei piedi verso l'esterno. Scendiamo lateralmente, portiamo la mano sulle cosce, inspiriamo e espiriamo. Due. Solleviamo la punta del piede della gamba tesa. Uno. Due. Tre. Quattro. Gambe varicate, apriamo le braccia, inchiniamo lateralmente, espirando. Due. E sei. Ritorniamo. Gambe parallele, solleviamo le braccia verso l'alto, siamo sulle punte, inspirando, espirando, scendiamo. Uno. Solleviamo il ginocchio, espirando, inspirando, inspiro e sollevo, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, apriamo le braccia, lateralmente apriamo la gamba, uno, due, tre, cinque e sei, cambio gamba, e uno, due, tre, cinque e sei, scendo, apro le braccia, verso dietro, gamba tesa, e uno, due, tre, 5, 6, mani ai fianchi, tallone al glute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, appoggio, apro e cambio gamba, verso dietro, tesa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mani ai fianchi, tallone al glute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, appoggio, fronte mente, gamba tesa, sollevo il ginocchio verso l'alto, espirando 1, 2, 3, 4, 5, 6, gamba tesa, espirando 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sollevo, stendo la gamba e fletto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poggio e cambio gamba. Sollevo il ginocchio, espiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e gamba tesa. 1, 2, 3. 4, 5, 6, sollevo, fletto e stendo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, torno, scendere, recupero. Bene, apri le braccia.
appoggio su una gamba, sollevo il ginocchio, apro e chiudo l'anca, 1, 2, 3, 4, attenzione a fare tutto il movimento completo, 5, 6, 7, 8, scendi l'appoggio, cambio gamba e apro espirando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, scendi l'appoggio e recupero, apro, vado in equilibrio, in equilibrio rotazione dell'anca, respirando 1, 2 e 3, cambio, 1, 2 e 3, appoggio, cambio gamba e ruoto, 1, 2 e 3, mi cambio senso, 1, 2 e 3, recupero, mani e fianchi, mobilizziamo un po' la caviglia, in sospensione giriamo il piede, in un senso e nell'altro. Appoggio e cambio gamba. Nell'altro senso. Appoggio. Apro le braccia. Sollevo il ginocchio verso il petto. Sollevo le braccia, mani unite verso l'alto. E respiro 1, 2 e 3. Lentamente apro, prendo il ginocchio e sollevo il petto. 1, 2 e 3. Rivalico l'anca e respiro 1, 2, 3. Cambio braccio, giro l'anca all'interno e respiro 1, 2 e 3, scendo in appoggio e recupero. Cambio gamba, sollevo il ginocchio, unisco le mani, stendo le braccia e sollevo 1, 2 e 3, lentamente prendo il ginocchio con le mani e porto al petto, 1, 2 e 3, apro all'esterno, divarico l'anca, respiro 1, 2 e 3, cambio mano, vuoto all'interno e respiro 1, 2 e 3, appoggio e recupero. Gambe unite, piedi unite, inspirando unisco le mani sopra il capo, nell'uno verso l'alto, espirando sollevo il ginocchio, prendo il piede, porto il tallone all'utero e respiro 1, 2 e 3, cambio mano, 1, 2 e 3, sollevo, prendo il piede dall'interno, appoggio, tallone all'inguine e respiro 1, 2
e tre. Lentamente scendo, piedi uniti e recupero. Inspiro, sollevo, unisco le mani, guardo in alto. Inspirando, sollevo, prendo il piede, porto il tallone al gluteo. E respiro 1, 2 e 3. Cambio mano. E respiro 1, 2 e 3. Sollevo il ginocchio, prendo dall'interno. Porto il tallone ad inguine all'interno della gamba e respiro, sollevo, 1, 2 e 3, scendo e recupero. Solleviamo un ginocchio verso l'alto, inspirando. Stendiamo la gamba avanti, apriamo le braccia. Piede a martello, espiro, mantengo 1, 2 e 3. Sollevo il ginocchio, inspiro. Apro anche all'esterno, espiro, braccia fuori. E 1, 2 e 3. Inspirando, sollevo. Braccia fuori, gamba dietro, tesa, punto in estensione e respiro 1, 2 e 3, sollevo e appoggio. Ripetiamo la sequenza con l'altra gamba, sollevo il ginocchio. Inspiro, apro le braccia, apro anche all'esterno, espiro. 1, 2 e 3. Inspiro, sollevo. Stendo la gamba avanti e respiro. Piede martello e 1, 2 e 3. Sollevo. La gamba dietro, gamba tesa, punta in estensione e respiro. 1, 2 e 3. Lentamente sollevo, appoggio e recupero. Sollevo la gamba, mantengo la posizione, respiro 1, 2, la gamba è tesa e allineata col busto e 3, ruoto lateralmente l'anca, fletto ginocchio, cerco di mantenere il ginocchio orizzontale e respiro 1, 2 e 3, da questa posizione stendo la gamba lateralmente. Spingo col tallone e respiro 1, 2 e 3. Lentamente ritorno e appoggio. Recupero. Sollevo la stessa gamba. Sollevo il braccio opposto alla gamba. Per cui se ho sollevato la gamba destra, sollevo il braccio sinistro. Respiro. Mantengo la posizione 1, 2, al terzo respiro, fletto ginocchio, ruoto il piede, inspirando, porto il tallone al gluteo e respiro 1, 2 e 3. Lentamente porto ginocchio al petto, espirando. Avvicino il ginocchio al petto, avvicino il capo, tre respiri, 1,
Torno in appoggio e recupero. Sempre la stessa gamba, stendo verso l'alto, verso dietro. Lo stesso braccio corrispondente lo porto avanti e provo ad andare in equilibrio. Quindi se il braccio destro sollevato, ho la gamba destra sollevata e respiro 1, 2 e 3. Lentamente appoggio la gamba, ruoto, appoggio il tallone a terra. Apro il petto, allineo il braccio, allineo le spalle, guardo verso l'alto e respiro 1, 2 e 3. Lentamente stacco la gamba da terra, mantengo la posizione, respiro 1, 2 e 3, scendo con il braccio vicino all'orecchio e mi allungo, respiro 1, 2, 3, vuoto il braccio, prendo il ginocchio, lo porto al petto e respiro 1, 2 e 3, divalico l'anca, stendo la gamba, porto la gamba in appoggio, ruoto il braccio e inarco il busto, respiro 1, 2 e 3, ritorno, appoggio e recupero. Ripetiamo la sequenza con l'altra gamba. Quindi sollevo la gamba verso dietro, allineo la gamba con il busto, mantengo la posizione e respiro 1, 2 e 3. Lentamente apro l'anca all'esterno. Cerco di mantenere la coscia orizzontale e respiro 1, 2 e 3. Stendo la gamba con piede a martello e respiro 1, 2 e 3. Lentamente ritorno. Recupero. Sempre la stessa gamba, quindi la sinistra. Sollevo la gamba verso dietro e allungo il braccio destro avanti, e respiro 3 volte, 1, 2 e 3, inspirando sollevo, ruoto, fletto il ginocchio, porto il tallone al gluteo, e respiro 1, 2 e 3, lentamente ritorno, fletto il ginocchio e petto. Espirando, tiro ginocchio al petto, 3 respiri, 1, 2 e 3. Lentamente ritorno in appoggio e recupero. La stessa gamba la stendo verso dietro. Allungo il braccio corrispondente avanti. Mantengo la posizione per 3 respiri, 1, 2 e 3. Lentamente ruoto sul fianco, appoggio il piede a terra, appoggio il tallone, apro il petto, allineo le spalle e respiro 1, 2 e 3. Sollevo la gamba. Allungo il braccio e vado in allungamento, respirando 3 volte, 1, 2 e 3. Fletto il ginocchio, prendo il ginocchio e lo tiro al petto, respiro 1, 2, 3, apro l'anca e respiro 1, 2 e 3. Stendo la gamba,
Poggio il tallone, ruoto il braccio in arco la schiena e faccio tre respiri, uno, due e tre, ritorno, appoggio e recupero. Torniamo in quadrupedia. Slanciamo la gamba verso dietro, inspiriamo, espiriamo e la portiamo avanti. Da qui solleviamo le braccia parallele, scendiamo col bacino, inspirando. Apriamo le braccia, espirando. Portiamo le mani a terra di nuovo. Puntiamo il piede. Ci solleviamo, stendiamo la gamba avanti, stendiamo la gamba dietro e respiriamo 1, 2 e 3. Lentamente ritorniamo, appoggiamo, scendiamo avanti col bacino e di nuovo solleviamo le braccia, inspiriamo. Apriamo le braccia all'esterno, espiriamo. Dondoliamo col busto, lateralmente un braccio sulla gamba, l'altro vicino all'orecchio, inspiro, espiro, due. Espirando scendiamo sulla gamba avanti. Ci sediamo sul tallone della gamba dietro. Un bel respiro, solleviamo le braccia. Espirando scendiamo di nuovo in avanti. E respiriamo uno. Due e tre. Ci solleviamo. Torniamo con le mani d'appoggio. Torniamo con la gamba in quadrupedia. La recuperiamo. E ripetiamo la sequenza con l'altra gamba. Stendiamo la gamba verso l'alto, inspiriamo, espirando, portiamo la gamba avanti. Scendo con il bacino avanti, inspirando, sollevo le braccia. Espirando, le apro. Porto le mani a terra. Punto il piede dietro. Espirando, mi sollevo, stendo la gamba avanti, stendo la gamba dietro e respiro 1, 2 e 3. Inspirando ci solleviamo, respirando scendiamo di nuovo in appoggio. Scendo col bacino, sollevo le braccia e espirando apro. Un braccio sale, uno scende tra le gambe, inclino il busto e respiro 1, inspiro e cambio, 2, 3 e 4, scendo in appoggio, torno con la gamba in quadrupedia. Recupero. Da questa posizione sollevo le ginocchia da terra. Salgo con sedere verso l'alto, gambe tese. Spingo la testa tra le spalle, lascio cadere il capo. Spingo con le braccia, pancia in dentro. Cerco di avvicinare i talloni al pavimento. E respiro 1,
Mi sollevo sulle punte, guardo avanti, sollevo la gamba verso l'alto, inspiro e ispirando apro il ginocchio all'esterno e scendo in appoggio. Scivolo con la gamba dietro. Appoggio i gomiti a terra e respiro. Mi schiaccio contro il pavimento, respiro uno, due, e tre. Lentamente mi sollevo, apro il petto e respiro uno, spalle indietro, due, e tre. Il braccio destro lo ruoto all'interno, la mano sinistra la porto all'interno della coscia, guardo dietro e respiro uno, due e tre. Da questa posizione, letto, prendo il piede e porto il tallone al gluteo e respiro uno, due e tre. Torno in appoggio, punto il piede, mi sollevo e torno in quadrupediamo. La stessa sequenza la faremo con l'altra gamba. Quindi mi sollevo sulle ginocchia, inspiro, spingo con le braccia, testa tra le spalle, giù la testa, pancia dentro, gambe tese, e espirando cerco di avvicinare il tallone al pavimento. Respiro uno, due e tre. Sollevo il capo, mi sollevo sul punto dei piedi, inspiro, sollevo la gamba, espiro, la slancio in avanti, apro l'anca all'esterno e mi appoggio. Scivolo con la gamba destra, punto dei piedi in estensione, respirando, appoggio i gomiti, mi schiaccio contro il pavimento e respiro uno, due e tre. Lentamente ci salviamo, apriamo bene il petto, ruotiamo le spalle indietro e respiriamo uno, due e tre. Ruotiamo il braccio sinistro all'interno, portiamo la mano destra all'interno della coscia, guardo dietro e respiro uno, due e tre. Fletto il ginocchio, prendo il piede, porto il tallone al gluteo e respiro uno, due e tre. Lentamente torno, mi appoggio, punto il piede, mi sollevo, torno in quadrupedia. Un'ultima volta, mi sollevo sulle punte dei piedi, spingo con le braccia verso dietro, lascio cadere il capo, guardo verso l'ombelico, pancia in dentro, gambe tese, e spingo verso dietro i talloni, verso il pavimento, respiro uno, due e tre. Mi guardo avanti, salgo sulle punte dei piedi, porto le spalle sopra le braccia, allineo il busto, gambe tese, corpo proteso e respiro uno, due e tre. Appoggio le ginocchia, stendo le braccia in avanti, scendo sui talloni e respiro uno,
braccia con i fianchi, giù i gomiti, giù le spalle e rilasso. Bene, ci seguiamo di nuovo in quadrupedia per l'ultima sequenza. Ruoto affinché possiate vedere meglio il favore di camera. Da quadrupedia la faccio anche più aprire la gamba verso l'esterno, quella che preferite. La facciamo scivolare camminando con le mani. Arriviamo alla massima ampiezza che riusciamo a sostenere. Da qui chiudiamo i gomiti e ci appoggiamo e respiriamo uno. Due e tre. Lentamente ci solleviamo, ruotiamo verso la gamba tesa, solleviamo la punta del piede col braccio destro, passiamo oltre. Rimaniamo su, piede a martello, respiriamo uno, due e tre. Lentamente ci sediamo. Gamba tesa, piede a martello, scendiamo al centro delle gambe, espirando, camminiamo in avanti, avviciniamo i gomiti al pavimento, respiriamo, uno, due e tre. Lentamente ritorniamo, ci solleviamo, riportiamo le braccia avanti, appoggiamo il piede e recuperiamo le gambe. Recuperiamo un attimo. Bene, ripetiamo la stessa sequenza con l'altra gamba. Ci spostiamo lateralmente. Da quadrupedia apriamo l'altra gamba verso l'esterno. La facciamo camminare lateralmente, seguendo con le mani il movimento. Quando arriviamo alla massima apertura, pieghiamo i gomiti e respiriamo. Uno, due e tre. Lentamente ci solleviamo, ruotiamo verso la gamba tesa, solleviamo la punta del piede, col braccio sinistro andiamo oltre, rimaniamo su qualche respiro. Uno, due e tre. Poi lentamente ci andiamo a sedere, mantenendo la gamba tesa e il piede a martello. Da qui portiamo le braccia in avanti. Camminiamo con le braccia in avanti, respirando. E respiriamo uno, due e tre. Lentamente ritorniamo, portiamo il braccio sinistro all'esterno, ci solleviamo e ritorniamo in avanti. E da qui recuperiamo la gamba e ritorniamo in posizione ginocchio. Braccia lungo i fianchi, ci rilassiamo e recuperiamo. Stendiamo entrambe le gambe, tese unite, portiamo le braccia tese sopra la testa. Inspirando, ci allunghiamo, allontanando le mani il più possibile dai piedi. Immaginiamo una corda e ci tiro per le mani e per i piedi. Espirando, rilassiamo completamente. Piedi a martello. Ripetiamo ancora una volta, inspiro. Massimo allungamento. Espiro e rilasso. Lentamente raccogliamo le gambe e le portiamo a farfalla. Piante dei piedi a contatto, talloni vicino ai glutei. Respiriamo profondamente, tre respiri profondi. E respiro uno. Due. E tre, lentamente portiamo la gamba sinistra sopra la destra. L'appoggiamo, ruotiamo il viso dalla parte opposta e respiriamo uno,
Lentamente ricarichiamo la gamba sinistra, portiamo la destra sulla sinistra. Portiamo il viso alla parte opposta e respiriamo tre volte. Uno, due e tre. Lentamente ricarichiamo la gamba destra. Restiamo ancora qualche respiro in posizione a gambe divaricate. Chiudiamo il ginocchio. Prendiamo il ginocchio destro con le mani e lo avviciniamo al petto. Respiriamo. Uno. Due. E tre. Portiamo la fronte verso il ginocchio, espirando. Ritorniamo in appoggio. Appoggiamo la gamba, la caviglia sopra la coscia sinistra. Divarichiamo l'anca. Con la mano destra passiamo l'interno delle gambe, con la mano sinistra e la destra prendiamo il ginocchio sinistro, lo portiamo al petto e respiriamo. Uno, due e tre. Lentamente ritorniamo in appoggio. Accavalliamo sempre la gamba destra sulla sinistra, apriamo le braccia all'esterno, lasciamo cadere il ginocchio destro verso destra e ruotiamo il viso a sinistra e rilassiamo, respiriamo. Uno, due e tre. Lentamente ritorniamo, senza cambiare incrocio, scendiamo dalla parte opposta verso sinistra e respiriamo. Uno, due e tre. Inspirando ritorniamo, cambiamo gamba, appoggiamo la gamba sinistra sulla destra, apriamo le braccia all'esterno, lasciamo cadere il ginocchio a sinistra, ruotiamo il viso a destra. Respiriamo. Uno, due e tre. Inspirando torniamo al centro, scendiamo a destra con le gambe, ruotiamo il viso a sinistra e respiriamo tre volte. Uno, due e tre. Torniamo al centro, divarichiamo l'anca, con la mano sinistra passiamo all'interno tra le due gambe, con entrambe le mani prendiamo il ginocchio destro e portiamo il petto e respiriamo. Uno, due e tre. Lentamente ritorniamo in appoggio. Portiamo le gambe a farfalla, portiamo le mani dentro il capo e ci rilassiamo, respiriamo tre volte. Uno, due e tre. Scivoliamo con la gamba sinistra a terra in completo rilassamento. Chiudiamo il ginocchio con le braccia, andiamo a prendere il ginocchio e lo portiamo al petto, punte di piedi in estensione, respiro. Uno, due e tre. Appoggio, mani dietro il capo, divarico il ginocchio destro, stendo la gamba destra a terra, raccolgo il ginocchio sinistro, lo divarico all'esterno e rilasso.
solleviamo il ginocchio sinistro con le braccia, prendiamo il ginocchio e lo portiamo al petto, punta di piedi in estensione, tre respiri profondi, uno, due e tre, appoggiamo, divarichiamo nuovamente e rilassiamo. Raccogliamo la gamba destra, mettiamo le gambe di nuovo a farfalla. Rilassiamo uno, due e tre, chiudiamo le ginocchia, divarichiamo i piedi, portiamo le braccia lungo i fianchi, prendiamo le caviglie con le mani, avviciniamo i talloni ai glutei. Inspirando, solleviamo il bacino verso l'alto, mentre in dentro. Se riusciamo, uniamo le mani e le braccia distese sotto la schiena, altrimenti rimaniamo in appoggio a terra con le mani in appoggio alle caviglie. E respiriamo uno, due e tre. Lentamente ritorniamo in appoggio, uniamo le ginocchia e le portiamo al petto. Appoggio il piede destro a terra, tiro il ginocchio sinistro, avvicino la fronte al ginocchio sinistro, respiro uno, due e tre, ritorno. Riprendo il ginocchio con le mani e do una destra e sinistra. Con tutto il corpo mi massaggio la schiena a terra. Appoggio, stendo le gambe, rilasso la schiena, divarico le gambe, ruoto le punte dei piedi verso l'esterno, rilasso le braccia lungo i fianchi con le palme rivolte verso l'alto, chiudo gli occhi, respiro lentamente e profondamente. Ascolto il mio respiro. E progressivamente lascio sprofondare il mio corpo nel materassino, come un sasso che sprofonda nell'acqua. Sento il mio corpo sprofondare sempre più profondamente nel materassino. Lentamente. Riprendo consapevolezza del mio corpo, cominciando a muovere le dita delle mani e le dita dei piedi. Stendo le gambe, apro gli occhi, stendo le braccia e mi stiro, come quando mi sveglio al mattino, in un respiro profondo, dalle mani fino alle punte dei piedi. Raccogli le gambe e collegati sul fianco, rimani qualche respiro prima di alzarti nuovamente. Lentamente, poi aiutandoti con le mani, torna in posizione seduta. Resta ancora qualche respiro in posizione seduta. Grazie.
per aver seguito fino all'ultima lezione.